torno alle videoriflessioni dopo una pausa di un paio di settimane. E lo faccio con questo video che raccoglie le considerazioni attorno agli ultimi due libri che ho letto all'interno del progetto Un libro a settimana. E si tratta in particolare del romanzo di Jean-Michel Guénassia, Il club degli incorreggibili ottimisti, e della recente ritraduzione del libro di Salinger, Il giovane Holden. Mentre il club degli incorreggibili ottimisti è stato un incontro fortuito, un incontro casuale, in quanto ha catturato la mia attenzione troneggiando sul banchetto degli imperdibili della libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, il giovane Holden è stata una scelta obbligata, trattandosi del prossimo libro del Club Book Eater di Zelda Wozobraider. Si tratta di due testi diametralmente opposti, sia per quanto riguarda le dimensioni, perché il libro di Jean-Michel Guénassia è un romanzo che si articola in 700 pagine, mentre il giovane Holden si sviluppa in 250 pagine circa, sia per quanto riguarda la struttura narrativa, il tipo di racconto, sia per quanto riguarda, no, soprattutto, l'utilizzo della linguistica. Il libro di Guénassia è un romanzo in senso canonico. È la storia del giovane Michel Marigny, figlio di immigrati italiani, ambientato nella Parigi che va dagli anni fine anni 50 fino alla metà più o meno degli anni 60. È una Parigi all'interno della Francia, di una Francia governata dal generale de Gaulle in guerra con l'Algeria, in un periodo storico che vede al di là della cortina di ferro lo sviluppo e la piena potenza dei regimi comunisti totalitari. E la storia, appunto, il perno centrale della storia è il giovane Michel Marigny, un adolescente che si divide all'inizio del romanzo tra le pigiate a scuola, la lettura di libri e anche le giocate a biliardino, più i tormenti tipici degli adolescenti e le ribellioni verso la famiglia. Attorno a Michel Marigny si muovono una serie di personaggi che con le loro storie, le loro esperienze personali, contribuiranno, secondo me, a accompagnare il giovane protagonista dalla fase adolescenziale della ribellione a un primo ingresso in una prossima età matura. Questi personaggi sono sostanzialmente, oltre al suo nucleo familiare, il fratello maggiore, il miglior amico del fratello maggiore, con anche la sorella di questo miglior amico, e un altro gruppo di persone che dà proprio il nome al titolo del libro. Un gruppo di persone che ha fondato il Club degli Incorreggibili Ottimisti, che si ritrova ogni giorno in una stanzetta nel retro Bistrò Balteau, dove Michel va a giocare a biliardino. Mentre il fratello e l'amico del fratello rappresentano un po' la gioventù della Francia del tempo, la gioventù universitaria della Francia del tempo, fortemente politicizzata, con delle visioni utopiche sul futuro, talmente orientata e focalizzata sul voler cambiare il mondo che scelgono di partire per il fronte, per l'Algeria, per andare in prima linea e per cercare in qualche modo un sistema efficace per cambiare il mondo, il Club degli Incorreggibili Ottimisti rappresenta l'altra parte del mondo, quella parte che sta al di là della cortina di ferro. Si tratta di un gruppo di esuli, dei paesi dell'est, di rifugiati politici, che porta con sé una storia personale e emotiva molto molto ricca, che contribuisce ad arricchire anche l'universo del protagonista, di Michel Marigny. È un romanzo corale, veramente corale, pur sviluppandosi in un arco di tempo abbastanza limitato. I personaggi sono, secondo me, descritti molto bene.
e anche lo stile di scrittura, lo stile del romanzo, che è molto fluido, pur essendo robusto per numero di pagine, è in grado, almeno è stato in grado con me, di coinvolgermi, di portarmi dentro la storia e di farmi empatizzare con tutti i personaggi che vengono descritti con lo stesso peso, la stessa accuratezza del personaggio principale. Di Michelle, che in alcuni momenti diventa quasi un supporto alla descrizione del personaggio del momento. È un libro di cui io consiglio la lettura. Sicuramente 700 pagine non sono poche, sicuramente può esserci qualche difficoltà nel leggerlo all'interno di una settimana. Io ho sfruttato il ponte del 1º maggio per potermi gestire meglio con la consistenza del romanzo. Però è una storia che si lascia vivere, si lascia fruire, si lascia percorrere con molta facilità e con molto coinvolgimento. Sorridi, ti commuovi, compartecipi alle vicende dei personaggi e questo secondo me è emblematico della bontà e dell'efficacia del romanzo di Guinassia. Tutt'altra cosa invece è il giovane Holden. Io non l'avevo mai letto prima, quindi non ho letto neanche le traduzioni precedenti e devo dire che mi sono trovata davanti a un libro che per me è stato un parto, forse perché l'ho letto anche in un momento un po' particolare e quindi la risonanza emotiva con quanto c'è, viene raccontato dal protagonista è stata piuttosto forte. Tant'è che ci sono stati dei momenti nei quali io pensavo di interrompere la lettura per riprenderlo più avanti, in modo da potermi, da poter andare un pochino io in decompressione. È un romanzo strutturato in modo molto particolare, e va, secondo me, letto anche, inquadrato anche nel periodo nel quale è stato pubblicato, se non sbaglio, fine anni 40. Proprio perché ha un utilizzo della struttura narrativa e un utilizzo della linguistica molto molto particolare. Quello che ci si trova a percorrere è un flusso di pensiero, cioè il giovane Holden narra quello che lui pensa e come lui vive una determinata realtà che si sviluppa all'interno di 2, 3 giorni e quindi noi ne sentiamo i sentimenti che lui prova, noi proprio li sentiamo perché ci vengono trasferiti attraverso le sue parole, attraverso questo racconto in questa modalità di flusso di pensiero. È un ottovolante emotivo perché si passa dai picchi di entusiasmo a dei baratri di depressione, la parola depressione ricorre spesso all'interno del romanzo. Ed è difficile riuscire, almeno per me è stato difficile riuscire a mantenere un certo equilibrio emotivo. Non è la prima volta che mi succede di lasciarmi trasportare in modo piuttosto forte davanti a dei romanzi scritti in modo così efficace. Eppure essendo un libro scritto un bel po' di anni fa, appunto alla fine degli anni 40, è comunque ancora estremamente attuale. Questa è la cosa forse più affascinante del lavoro di Salinger. Cioè, sono passati, credo, se non faccio male i calcoli, quasi 70 anni, eppure è come leggere un romanzo scritto oggi. Va detto che va compreso quanto la traduzione di Matteo Colombo, può avere reso efficace. Può avere reso più attuale e più efficace per il giorno d'oggi il romanzo originale. Infatti, quello che io vorrei fare è andare a leggere una precedente traduzione e mi piacerebbe poter leggere anche la versione originale per capire quanta rilettura, non della struttura narrativa, ma rilettura intelligente del linguaggio utilizzato da Salinger è stato fatto dal traduttore Matteo Colombo. Non so se consigliare o meno un libro del genere. Sicuramente va letto con un certo distacco emotivo,
e sicuramente rappresenta un'analisi, un'esperienza estremamente affascinante da un punto di vista linguistico, pensandola sempre appunto nel contesto e nell'epoca nel quale è stato pubblicato. Se si vuole leggere qualcosa che è stato scritto tantissimi anni fa e che ha un taglio ancora attuale e che ha rappresentato sicuramente un elemento di rottura per i tempi, allora il giovane Holden direi che va letto nell'ottica di confrontarsi con un qualcosa di estremamente all'avanguardia per i tempi nei quali è stato scritto.